film è uscito ufficialmente l'anno scorso, il 9 maggio 2021, a causa del Covid abbiamo potuto fare solo un evento online, in Palma Maiora, in cui abbiamo presentato questo film, che comunque è disponibile online su Vimeo, comunque se seguite la pagina di Cerco su Facebook o sul sito potrete trovarlo, quindi potete anche farlo vedere a chi non è riuscito a venire oggi. E l'abbiamo presentato online, ma io ho iniziato a lavorarci nel 2019, quindi circa due anni prima, un anno e mezzo prima, quando ho finito il liceo. Io adesso ho 22 anni, appunto, ho iniziato a lavorarci subito appena finito il liceo, perché avendo questa situazione, diciamo, in casa, come immagino anche molti di voi, o soffrite, sicuramente io conoscete qualcuno che magari è anche vostro parente. Sì, se vostro parente lo conoscete di sicuro. Appunto ho iniziato a lavorarci per il fatto che ho notato che non c'erano documentari o film che parlassero di questo argomento, sicuramente non in Italia. Per cui, essendo il mio interesse, la mia passione in cinema e comunque l'informazione, ho deciso di realizzarlo io. Ed è nato come è nato, allora sostanzialmente c'era una scaletta per questo film, come si fa in tutti i documentari, però la cosa che per me era più importante era far parlare le persone, insomma, affette da questa patologia in modo libero. Per cui io ho intervistato tutte queste persone, ma senza fare delle domande, nel senso che il film le mostra con un certo ordine, chiaramente per il montaggio, ma ho voluto dare spazio a tutte le persone con le loro storie. Soprattutto non è un film dal punto di vista scientifico, perché appunto non sono un medico, mi interessava dare un'immagine di queste persone, soprattutto perché ritengo che sia un film importante dal punto di vista proprio, diciamo, di informazione, perché quello che volevo comunicare era sia vicinanza in modo alle persone affette da questa malattia, ovvero far sì che si sentissero rappresentate, visto che non sono riconosciute, almeno avere qualcosa comprensibile da tutti, perché il cinema è questo sostanzialmente, che le rappresentasse, soprattutto che potesse essere uno strumento per quelle persone che hanno sentito parlare di questa cosa, ma o non ci credono o la minimizzano, magari anche i parenti delle stesse persone, insomma, malati di fibromialgia. Per cui, insomma, il progetto era questo. C'è stato di mezzo il Covid, che abbiamo rappresentato nel film, che sicuramente è stato un impedimento sia per il riconoscimento della malattia, sia anche durante la realizzazione del documentario. Però, insomma, ecco, questo era quello che volevo comunicare. Spero che sia passato. Comunque, devo dire che sta avendo successo nei vari eventi che stiamo facendo. Queste sono proiezioni che stiamo facendo in tutta Italia. E proprio ieri abbiamo fatto una mestre, che è andata in molto bene. Infatti, dopo c'è stato un dibattito. Per cui, se avete qualsiasi domanda per me sul film, insomma, per il dottor Cattarelli, di tutte le persone presenti, fate senza problemi. Io vi ringrazio ancora di essere venuti qui e, insomma, passo la parola. Allora,